Salam e buonasera a voi, miei degni amici, e benvenuti ad Agrabah, città del mistero. Città magica! E questo qui è la prima volta che ne vedo un intatto. Parola d'onore, un antico salvabontà del Mar Morto. Sentite. Ah, funziona! Non è una lampada come le altre. Pensate che una volta cambiò il destino di un giovane. Ah, la lampada! Senti, ma dove l'hai trovato quel morto di fame? Mi venisse un colpo! Mi venisse un colpo secco! Niente, non riusciremo mai a trovare quella stupida lampada! Guarda, guarda qua, mi cadono le penne da quanto sono stressato! Pazienza, Iago, pazienza! Gazim evidentemente non era all'altezza della situazione. Ah! Questa sì che è una sorpresa! Ma che mi dici? Guarda, adesso mi viene un infarto e ci resto secco per la sorpresa! Ma se vuoi mangiare devi rubacchiare, è una vecchia storia che nessuno cambierà! Dai, corriamo di nuovo! Mamma, che vita la mia! Squaglia, sì ma con spavalderia! Fuggo, ma senza paura! Scappo per non litigare! Certo, non voglio farmi catturare! Furfante! Vandalo! Ah! Scandalo! Ne possiamo parlare. Ma se vuoi tu puoi restare. Dopo casomai, ciao tanti guai, vado via, ciao ciao, goodbye. È questa storia dei pretendenti. Jasmine si rifiuta di scegliere un marito. Io sono a corto di idee. Ah, sì, a corto di idee? Che cosa? Ah, lo vuoi un biscotto, bel papagallino? Sua maestà sa prenderli per il verso giusto, i nostri amici animali. Bella signora, compra un vaso. Abbiamo i più bei vasi d'ottone d'argento. Datteri squisiti! Datteri squisiti e fichi! Datteri squisiti e pistacchi! La signora vuole una collana. Una bella collana per una bella signora. Pesce fresco! L'ho pescato con le mie mani, compralo! Oh, grazie, gentile signore. Meno male che l'avete trovata voi. Ti ho cercata dappertutto, lo sai? Ma cosa dici? Tu stai al gioco. Tu la conosci questa ragazza? Purtroppo sì, è mia sorella ed è pure un po' matta. Ha detto che conosce il sultano. E lei crede che lo scimmiotto sia il sultano? Oh, saggio sultano, in che modo posso servirvi? Su, vieni sorellina, dobbiamo andare dal dottore. Oh, salve dottore, come state? No, non quello. Prima dammi la lampada! Allegria, signore e signori, benvenuti al nostro show. Tu, da dove chiami? Come ti chiami? Aladdin. Aladdin, ti possiamo chiamare Al o magari solo Dean? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady. Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi. Disturbio se fumo. Oh, scusa, Cheetah, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Che cosa vuoi chiedermi? Io sono il più sterminato. Il più santo vuoto spinto. Quello più imitato. Mai eguagliato! Il peso massimo della lampada! Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie, grazie. Nemmeno con 40 spoiler donna li va mai ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica. E quando poi la puoi adoperar, sarò finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregar. E io dirò bonjour monsieur, che cosa scrivo sul carnet? Chiedi pure tutto ciò che vuoi ad un amico come me. La vita è un ristorante, è come un gran buffet. Comanderai la servitù per dormire fino a mezzodì. No, un amico come me. La mia leggiadria è la fantasia, è stregoneria, questa è magia. Sta a guardare, son qui per te, ma se dico abracadabra, via di qua, loro spariranno tutte e tre. Attento agli occhi che ti schizzano via per le sorprese che io ti farò. Sono una polizza di garanzia, i problemi tuoi mi accollerò. Non vedo l'ora di aiutarti, sai, e chiedi tutto quello che ci può. La lista è lunga quanto la vorrai e i desideri tuoi esaurirò.
Oh Mister Aladdin, questo mondo è qui per te. E capirai che solo io sono il grande amico tuo, solo il vero amico tuo, non c'è altro amico come me. Un amico grande come me. Qualche piccola clausola però, un paio di postille. Regola numero uno, io non ammazzo, quindi non chiederlo. Regola numero due, non posso far innamorare qualcuno di qualcun altro. È bello il mio romanticone. Regola numero tre, non posso assolutamente far resuscitare i morti, in quanto non sono un bello spettacolo e mi fanno anche un po' schifo. In caso di emergenza le uscite di sicurezza sono qui dovunque. Chi pecora si fa il lupo se la beve? E va bene, che bestia. Però niente più extra, né? Fenomenali poteri cosmici! E minuscolo spazio vitale! Beh, ci sarebbe una ragazza. Errore! Non posso far innamorare nessuno, te ne sei dimenticato. Oh, ma genio, lei è intelligente, spiritosa. Carina. Stupenda! Mm. Ha due occhi che sembrano... E i capelli, wow! E il sorriso! Ami! C'est l'amour. Però manca ancora qualche cosa, vediamo un po'. Ma certo, il mezzo di trasporto, scusa. Orango, aquí, ici, ven acá. Voi ordinerete alla principessa di sposare me. Io ordinerò alla principessa di... Ma che ti dici? Tu sei vecchio. La principessa deve sposare me. Eccolo lì, Aliababua. Muscoloso, meraviglioso, vale per tre. Ci piace, sua signoria? E metti quella follia. È un'altra categoria, il grande Ali. Sono d'oro i suoi mille cammelli. I legnami di mille cammelli che entrano in campo. Guarda, veramente favolosi, d'alta moda. Che cos'è? Una zoo? Io lo so. Da dove avete detto che venite, di grazia? Oh, beh, da un posto troppo lontano perché voi possiate conoscerlo. Non è detto. Roba da pazzi questo, m'ha messo a tappeto. Ora basta parlare di te, Casanova, parla di lei. Eh? Che intelligente, spiritosa, i capelli, gli occhi, quello che vuoi, ma datti da fare. Principessa Jasmine, voi siete... Meravigliosa, strepitosa, affascinante, coscienziosa, puntuale. Puntuale? Puntuale? Oh, pardon. Cioè, bellissima. Buona la seconda. Sono anche ricca, lo sapete? Sì. Sono la figlia del sultano. Lo so. E sono un ottimo partito per qualsiasi principe, mi spiego? Certo, naturale. Un principe come me? Allarme rosso. Certo, un principe come te? E come tutti gli altri presuntuosi palloni gonfiati che ho conosciuto! Mayday, mayday! Fermala, fermala! Vuoi che la ponga? È un tappeto magico! È adorabile! Non ti andrebbe di fare un giro con me? Potremmo uscire dal palazzo, vedere il mondo. Posso stare tranquilla? Certo, ti fidi di me? Come? Ti fidi di me? Sì! Dici, me la porta questa foto? Io però sono venuto con la faccia da scemo.